600 metri quadri, metà per il centro prelievi e l'altra invece per gli ambulatori di medicina generale e pediatria. È così in arrivo una nuova casa della salute in piena regola, la seconda in città, e sorgerà al Baldaccio. È stata infatti firmata l'intesa che regola gli impegni tra amministrazione comunale e azienda sanitaria. Ringrazio il direttore D'Urso perché in questa vicenda, per poterla stringere in un tempo relativamente breve, ci ha veramente messo del suo, prendendosi responsabilità come il sindaco è abituato a prendersi, se l'è presa anche lui, per arrivare a concludere un percorso per la realizzazione di un'infrastruttura sanitaria di cui la città ha fortemente bisogno. Collocata in una zona che anche dal punto di vista direi urbanistico e geografico si correla bene con la Casa della Salute che già esiste, che diciamo sta nel settore meridionale della città, questa sta nel settore nord-occidentale. Quindi una grande cosa che vedrà la luce in pochi mesi, della quale la città aveva bisogno e che trova anche una localizzazione che per me è un punto d'orgoglio, perché in realtà quella struttura Baldaccio è stata un po' volontà mia riacquisirla all'amministrazione, dandole in questo momento una finalità sociale di altissimo livello. Il comune proprietario della struttura si occuperà della progettazione e realizzazione dei lavori per la ristrutturazione e l'adeguamento della parte superiore del parcheggio, mentre la ASL pagherà i costi d'opera. L'intervento è stimato attorno ai 250.000 euro. Arezzo chiedeva una seconda casa della salute che accoglie medici di medicina generale e pediatri di libera scelta con personale di studio. Quindi l'inizio della seconda casa della salute ad Arezzo, che è un'esigenza fortemente voluta dalla città. La nuova Casa della Salute dovrebbe essere pienamente funzionante entro la fine dell'anno. I servizi, noi si parte con un centro prelievi che dovrebbe accorpare sia i punti prelievi che sono previsti adesso nel territorio aretino, quindi via Guadagnoli per intendersi, sia il punto prelievi dell'ospedale, quindi un qualcosa intorno a 400, 350, 400 prelievi al giorno. Questo significa che ci saranno 7 box, una grande sala d'attesa e tutti i servizi annessi. Questo è il punto prelievi. La seconda cosa, cioè il secondo lotto, dovrebbe essere la Casa della Salute con 6 o 7 ambulatori per i medici di medicina generale, 4 o 5 per la pediatria di libera scelta e poi le attività di front office per i collaboratori di studio, perché dove si prescrive si prenota, e gli infermieri che fanno parte di questo team della Casa della Salute.